Diamo inizio alla seduta straordinaria del Question Time e, come concordato, per venire un po' incontro alle esigenze dei colleghi, iniziamo da un'interrogazione che è presentata dal consigliere Sergio De Vincenzi all'assessore Barberini. Realizzazione del Palazzo della Salute di Orvieto, intendimenti della Giunta regionale in merito alla modifica dell'accordo di programma sottoscritto il 20 marzo 2015 tra Regione Umbria, Comune di Orvieto ed azienda USL Umbria numero 2. Prego, consigliere De Vincenzi, vi prego di stare nei tempi. Grazie. Sì, grazie Presidente. Buongiorno Assessore. Dunque, la questione è una questione annosa, ormai più che decennale, dal 2007, dal momento in cui praticamente è entrato in funzione il nuovo ospedale di Orvieto, località Mossa del Paglio, si è aperta la questione della destinazione dei vecchi stabili dell'ospedale prospiciente alla Piazza del Duomo e alla ex pediatria. Sostanzialmente parliamo di 7.300 metri quadri più 6.000 metri quadri di esterno. L'accordo di programma che fu, diciamo, del 2007, che poi fu modificato nel 2015, ha portato sostanzialmente a un accordo fra Regione, Comune di Orvieto, azienda ASL 2, prima 4 e poi sono state ridotte, sappiamo, le ASL, a cercare di porre in vendita questi stabili al fine di realizzare poi nell'edificio mensa dell'ex caserma Piave una nuova struttura per garantire i vari servizi sanitari della città. Ricordo anche che il 6 marzo del 2017 praticamente c'è stata una delibera di giunta che ha autorizzato la vendita con un importo di 3 milioni e mezzo per quanto riguarda il vecchio stabile del Santa Maria della Stella e 950 mila euro per quanto riguarda l'ex pediatria, sostanzialmente importi per una vendita a base d'asta, ma che noi sappiamo molto inferiori, largamente inferiori poi al valore reale di queste strutture. Poi sappiamo com'è andata l'asta, che praticamente non ha permesso la vendita di questi stabili. Allora, sostanzialmente, anche in vista, anche a seguito della riapertura del dibattito a livello cittadino, ma anche per la situazione in cui versa la città d'Orvieto, l'interrogazione è volta a conoscere gli intendimenti della Giunta rispetto alla possibilità di modificare l'accordo, di rivedere l'accordo di programma sottoscritto il 20 marzo del 2015, appunto, fra Regione, Comune e azienda, alla luce delle nuove situazioni, anche proprio in vista di una rivitalizzazione del Comune di Orvieto, della città di Orvieto, e tenendo anche conto che quell'intendimento originario costruire la Casa della Salute a ridosso della caserma Piave, francamente pare una soluzione abbastanza ormai fuori logica. Grazie. Prego, Assessore, per la risposta. Sì. L'accordo di programma citato, indicato dall'interrogante, è un accordo di programma riconfermato nel 2015 e la ASL 2, la ASL territorialmente competente,
sta dando attuazione all'accordo e nei termini esattamente individuati nell'accordo stesso. In particolare, per quanto riguarda il complesso ospedaliero dismesso Santa Maria della Stella in Piazza Duomo e l'immobile denominato ex pediatria, il cui valore di stima è stato attribuito in complessivi 4.450.000 euro, sono degli immobili le cui valutazioni sono state affidate a soggetti autorevoli e qualificati diversi che hanno confermato quel valore. Lo ha confermato l'Agenzia del Territorio, lo hanno confermato professionisti terzi indipendenti incaricati dalla ASL, e quindi è priva di pregio l'affermazione che il valore può essere superiore. È chiaro, tiene conto quel valore che è stato attribuito anche da una situazione del mercato immobiliare che in qualche modo determina oggi un deprezzamento degli immobili stessi. Tiene anche conto della necessità dello stato dell'immobile di una pesante riqualificazione che in qualche modo determina anche un minusvalore del valore commerciale. È già stata fatta in esecuzione la delibera del direttore generale del dicembre 2017 un primo tentativo di asta. L'asta è andata deserta, o meglio, c'è stata esclusivamente un'offerta, ma l'offerta presentata non rispondeva ai requisiti formali dell'avviso, nel senso che è stato offerto esclusivamente il prezzo a base d'asta e non almeno un incremento come era ipotizzato nell'avviso stesso. Per quanto riguarda invece la caserma ex Piave, dove sarà di fatto realizzati tutti gli interventi distrettuali, gli interventi sanitari territoriali, la Casa della Salute di Orvieto, e saranno utilizzate anche alcuni spazi per archivio, l'attività sta andando speditamente avanti in esecuzione alla programmazione dei lavori del piano triennale dei lavori 2018-2019, gli interventi per la realizzazione della Cassa Salute vengono stimati in 2 milioni e mezzo circa, con finanziamento da alienazioni patrimoniali. Il 14 aprile 2018, in esecuzione alla delibera di avvio dei lavori fatta nel 2017, il direttore generale ha approvato dei documenti di gara, e per la precisazione la lettera d'invito, le norme integrative, la domanda di partecipazione e il modello di richiesta e sopralluogo, tutti i documenti fatti alla luce dell'incarico professionale per la realizzazione di fattibilità economica della Cassa della Salute e di tutti gli aspetti progettuali che sono stati definiti. Nella sostanza mi sembra di poter dire che dalla rappresentazione che ho dato l'accordo va avanti e sta andando avanti. Le risposte che vengono individuate sulla base dell'accordo sono risposte di assoluta qualità, anche in prospettiva, per assicurare servizi adeguati territoriali alla città di Orvieto e al distretto di Orvieto, e non ultimo ci sono atti e risorse per dare impulso e per arrivare alla realizzazione dell'intervento nei termini individuati dall'accordo. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere, veloci con i tempi però, grazie. Sì, grazie Assessore, ma la risposta che abbiamo ricevuto, che abbiamo ascoltato, dà conto degli intendimenti della Giunta. Riteniamo tuttavia che perseguire ancora in questo obiettivo, così come è stato illustrato, non risolverà assolutamente i problemi, anche perché oggi investire su stabili di così grandi dimensioni non dà garanzia, e la
risultato dell'asta a cui ha fatto riferimento lo ha dimostrato ampiamente. Noi crediamo che non tener conto di quelli che sono, diciamo, le indicazioni che vengono anche dalla popolazione, soprattutto i timori che vengono dalla popolazione e da vari strati anche associativi, debbano essere tenuti conto, e prendiamo atto di questi intendimenti. Abbiamo grandi perplessità soprattutto sull'efficienza delle soluzioni che sono state prospettate, e l'invito veramente a riconsiderare attentamente tutto quanto, se ancora ci sono i termini per poterlo fare. Grazie. Grazie consigliere. Riprendiamo dall'oggetto numero 98. È un'interrogazione presentata dal consigliere Squarta e rivolta all'assessore Bartolini. Chiarimenti urgenti sul numero dei dipendenti regionali che usufruiscono dei permessi retribuiti di cui alla legge numero 104 del 92. Prego consigliere. Sì, grazie presidente. Richiamate sinteticamente le previsioni della legge 104 del 92, benefici la norma consente ai dipendenti disabili o che hanno un familiare di assistere di poter assentarsi 3 giorni al mese e usufruire così di congedi o permessi retributivi fino a un massimo di 24 mesi e di essere inamovibile in caso di trasferimenti imposti dall'altro. Beneficiari, la norma si rivolge ai dipendenti disabili in situazioni di gravità e dipendenti che devono assistere familiari in difficoltà, genitori, coniugi, figli e parenti affini entro il secondo grado. Il diritto può essere esteso ai parenti di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con l'handicap abbiano compiuto 65 anni, oppure siano anch'essi disabili o in stato di sofferenza. Ogni disabile, inoltre, può avere un solo familiare che lo assiste o che beneficia dei permessi speciali. Modalità per beneficiare della legge 104: occorre che un medico di famiglia certifichi la disabilità e che poi l'INPS la approvi. A quel punto il disabile potrà essere assistito dal familiare che a sua volta avrà diritto a permessi speciali. Atteso che sembrerebbe che i numeri dipendenti regionali che attualmente usufruiscono dei permessi ex legge 104 siano pari al 18,8% della forza lavoro complessiva dell'ente, ossia circa 220 dipendenti su 1100, in media, quindi un dipendente su 5 fruirebbe della legge 104, mentre a livello nazionale la media degli statali è di 1 ogni 10 dipendenti. Considerato che se il dato fosse confermato supererebbe persino il record della regione Sicilia, dove il 18% dei dipendenti usufruiscono della 104, cifra 3 volte superiore a quella della Toscana, della Lombardia e del Piemonte. Atteso che proprio la Sicilia è stata interessata a una serie di indagini che hanno coinvolto dipendenti che avrebbero ottenuto benefici e vantaggi della norma pur non avendone diritto, ribadito che il corretto ricorso a permessi 104 è una garanzia per tutti coloro che hanno titolo a richiedere il beneficio, tutto ciò premesso, interrogo l'assessore per conoscere se risponde a vero che la percentuale di dipendenti regionali che usufruiscono i permessi retribuiti della legge 104 ammonta al 18,8% della forza complessiva dell'ente e, in caso affermativo, se non intende attivarsi per promuovere apposite procedure di controllo a garanzia del corretto ricorso ai permessi di cui trattasi. Grazie consigliere, prego assessore Bartolini. Allora, io devo fare una premessa, consigliere Squarto. I dati che lei ha dato come benchmark comparativo sono assolutamente disomogenei, perché lei non può portare come riferimento gli impiegati statali quando qui stiamo discutendo di impiegati regionali. Le ricordo, tra l'altro, e ne abbiamo parlato anche recentemente con l'assessore Barberini, che la media umbra su tutte le amministrazioni, compresi i comuni, è del 27%. Quindi se noi compariamo la media regionale umbra, che è una tra le più alte in Italia, abbiamo avuto un incontro con il presidente Boeri in conferenza regioni su questa cosa, la sta seguendo tra l'altro proprio l'assessorato alla sanità e al welfare con l'INPS, quindi c'è tutta una questione che va gestita in maniera generale. Noi come Regione Umbria siamo sotto la media, quindi anziché, lei ha ricordato, un quinto, la media regionale è 1 ogni 4, quindi anziché 1 ogni 5, quindi da noi come Regione siamo sotto media. Le aggiungo le procedure, i controlli vengono fatti,
vengono fatti a monte in quanto è il dipendente che porta in regione la certificazione IPS che lo abilita. E a valle noi abbiamo un protocollo adottato da qualche anno con cui facciamo controlli a campione che la legge stabilisce dovrebbero essere del 10%, noi abbiamo portato al 30%. Da queste verifiche sono emerse talvolta delle lievi anomalie che sono state regolarizzate, ma in genere i controlli portano a dei risultati. Anzi, le dico, proprio perché noi abbiamo adottato questo tipo di controlli, che è molto più alto, abbiamo una media più bassa rispetto alla media regionale. Grazie, Assessore Bartolini. Prego, Consigliere Squarta, per la replica. Sì, non so, ha fatto una risposta dove in realtà non ha minimamente detto quello che io gli chiedevo. Cioè io gli chiedevo qual è il rapporto rispetto ad altre regioni, è il 18% come in Sicilia? Perché in Sicilia è il 18%, in Toscana è il 6%, nelle Marche è il 9%, in realtà lui ha cercato di alzare un po' il polverone. Detto questo, apprezzo l'aspetto riguardante i controlli che sono stati fatti, ribadisco, è un diritto sacrosanto quello della 104, nessuno lo mette in dubbio, però volevamo sapere appunto come l'amministrazione regionale intendesse affrontare questo problema, visto anche la percentuale che comunque, dati alla mano, risulta essere tra le più alte regionali, non statali, rispetto ad altre regioni. Bene, allora proseguiamo. Oggetto 141, si tratta di un'interrogazione presentata dai consiglieri Casciari e Chiacchieroni, rivolta all'assessore Barberini. Individuazione della nuova sede del centro di procreazione medicalmente assistita. Allora, questa sì, è una interrogazione che ho condiviso col consigliere Chiacchieroni, che riguarda appunto l'individuazione della nuova sede del centro di procreazione medicalmente assistita. Come insomma saprete, dal 2008 è iniziato il trasferimento dell'ospedale cittadino, l'ospedale regionale di Monteluce, che era in quella sede dal lontano 1923 verso il polo unico universitario ospedaliero Silvestrini a Sant'Andrea delle Fratte, denominato oggi Santa Maria della Misericordia. A oggi l'unico presidio sanitario che era rimasto dal 2008 a oggi nella zona dell'ex ospedale di Monteluce, è stato presso gli ambulatori situati in via del Giochetto e in via Rico dal Pozzo. Ma anche qui, a fine estate 2017, anche gli ultimi ambulatori che erano rimasti come diciamo in attesa di trasferimento, ovvero quelli dermatologici, la reumatologia, anche una parte dell'oculistica, sono stati trasferiti al Santa Maria della Misericordia. Quindi da metà ottobre, quindi da più di 6 mesi, presso il padiglione 10 di via del Giochetto, ormai privo di tutti i servizi essenziali, a partire dallo sportello CUP, ma anche senza ascensori, senza vigilanza e anche senza anche la semplice manutenzione ordinaria, permane proprio solo il centro di procreazione medicalmente assistita, che è un'unità operativa facente capo alla clinica ginecologica con direzione di nomina universitaria, ma con la convenzione ospedaliera. Lo spostamento del centro è ormai inderogabile, non essendo più gestibile la sua attuale ubicazione, sia per ragioni economiche, perché quei padiglioni che sono di proprietà universitaria devono essere mantenuti comunque aperti, sia per ragioni di sicurezza degli operatori e anche degli utenti, e sia perché la dismissione di tutti gli altri ambulatori ha causato, come ho detto sopra, praticamente la completa eliminazione di ogni tipo di servizio. Sì, abbiamo letto dalle cronache di alcuni quotidiani che la volontà sarebbe quella di trasferire il centro per la procreazione assistita presso l'ospedale di Pantalla. Nonostante tale ipotesi di trasferimento prospettata un po' ormai da diverso tempo, il centro rimane l'unica struttura di cui ancora non si è provveduto alla nuova collocazione. Si tratta di un servizio che necessita di spazi di dimensioni, diciamo, abbastanza elevata, di tecnologie di notevole qualità e soprattutto di un elevato livello di privacy, visto il tema. Quest'ultima condizione sarebbe evidentemente poco realizzabile all'interno del polo unico Santa Maria della Misericordia. Quindi è chiaro che tale situazione dovrebbe essere risolta a breve termine, soprattutto per la sicurezza dei pazienti. Ricordo che c'è comunque una sala operatoria e non ci sono ascensori funzionanti,
Vorrei anche ricordare che da una recente classifica questa struttura è risultata quinta nella classifica nazionale per numero di cicli di procreazione assistita effettuati, con un totale di 10.208 prestazioni nel 2016 tra diciamo ambulatori e vere e proprie fecondazioni. Quindi chiedo quale sia l'intenzione della Giunta in merito all'allocazione del centro e quali sono in caso i tempi del trasferimento nella medesima struttura dall'immobile di via Enrico Dal Pozzo. Grazie. Prego, Assessore Barberini. La questione è nota, che è rappresentata dagli interroganti, è nota all'assessorato, all'assessore, in quanto il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia ha rappresentato l'avvenuto trasferimento di tutte le attività che in precedenza erano svolte all'interno dei padiglioni in via del Pozzo, ormai praticamente dal mese di novembre del 2017, e in quella struttura vi è rimasto ad oggi esclusivamente il centro di procreazione medicalmente assistita. La struttura lì è sicuramente inadeguata per l'attività che deve essere svolta, è tra l'altro antieconomica, perché tutto di fatto l'intero fabbricato ne viene utilizzato esclusivamente una parte, quindi pesa sotto il profilo economico finanziario per quanto riguarda i costi generali, utenze, per la gestione di una sola piccola porzione dell'intero fabbricato. Per tale ragione, dopo la richiesta, la segnalazione effettuata dal direttore generale, l'assessorato ha comunicato nel gennaio del 2018 l'assenso, il parere favorevole al sollecito trasferimento, anche se al limite una fase provvisoria, ma per noi diventa sostanzialmente una di fatto anche una definitività, e del centro procreazione medicalmente assistita presso l'ospedale Mediavalle del Tevere di Pantalla, sia per garantire le condizioni igienico-sanitarie sia per la sicurezza degli operatori ed utenti, ed in particolare per le economie che si possono conseguire. Di fatto il trasferimento che si andrebbe a realizzare all'ospedale Mediavalle del Tevere è una collocazione a nostro avviso assolutamente adeguata, direi una collocazione ottimale per il servizio che può essere prestato all'interno di quel presidio ospedaliero, che ha gli spazi necessari, che garantisce una perfetta accessibilità da parte degli utenti, da parte della regione e anche per i servizi che vengono prestati in attività extraregionale. Ci sono già da oggi spazi adeguati e in futuro potranno essere ulteriormente migliorati. C'è la volontà, e l'abbiamo rappresentato in incontro tenutosi anche la scorsa settimana, per sostenere finanziariamente anche tutti gli investimenti che si renderanno necessari, in particolare in innovazioni tecnologiche ed in attrezzature. Ritengo che entro i prossimi mesi il trasferimento possa essere eseguito e dare quindi prospettive ulteriori a un centro che presenta quelle caratteristiche che sono state rappresentate nella interrogazione: alta qualità, prestazioni numericamente elevate e diciamo riconoscimenti qualitativi che vengono effettuati anche da soggetti al di fuori della regione. Grazie. Grazie, prego, consigliera Casciari. Sì, grazie, sì, sono soddisfatta, credo che vada in questa direzione anche il tema della valorizzazione degli ospedali periferici. Questo sarà un'ulteriore valorizzazione dell'ospedale di Pantalla, che come appunto ha ricordato l'assessore ha già a disposizione delle strutture, degli spazi adatti, e quindi può essere una valorizzazione di un'eccellenza e anche di un polo ospedaliero che ha bisogno di trovare anche una riqualificazione. Grazie.